Signori e signore, buonasera. Andrà in onda tra poco Riot, armi di distrazione. Sembra uno show di lingua. Lo dico io. Riot, armi di distrazione di massa. ADM per i nostri amici. Un programma che promette tante, tante pazze risate e una satira graffiante. Da sempre, infatti, la distrazione è il topus in fabula della comicità. Quanti di noi non sono distratti? Anche io, per esempio, quando esco di casa, mia mamma spesso mi dice: ma la testa almeno te la sei ricordata? Il programma dura 60 minuti. Durava, perché dopo la nostra presentazione, una ventina di minuti circa. D'altra parte, una buona presentazione permette allo spettatore di entrare nell'atmosfera del programma. Per questo la RAI, con il restyling... Una RAI tutta nuova per lo spettatore che sa quello che guarda ma non sa quello che trova. Ed ora vi lasciamo con Riot, armi di non riesco a dirlo. Lo dico io. Riot, armi di district. Ma io l'ho scelto sto titolo. Poi io posso capire la distrazione, ma la massa proprio no. Ma forse nel senso del sovrappeso. Sì, sarà sicuramente un programma contro le pericolosissime diete fai da te, che non ci scorderemo mai di dirlo, fanno perdere soltanto la massa muscolare al posto dei grassi. Parole sante, il telegiornale di oggi parlava solo di questo. Ricordiamo che il programma non contiene scene di violenza ed adatto a tutti. Anche a mio zio e a tutti quelli che sono ancora svegli a quest'ora. E tutta la massa di gente che dorme, scusa? Hai detto massa? Ma forse anche in questo senso qua, massa di gente che dorme. Ma scusa, ma ti pare che fanno un programma per la gente che dorme? Ma tu sei tutta matta? Ma tanto stasera tocca a te fare la stellina. Sei sicura che tocca a me? Sì. Hai tenuto bene il conto? Sì, sì. Tocca proprio a te. Va bene. I believe that one, two, oh.
Sono tempi curiosi per la satira, abbiate pazienza, aspetta i comici a fare informazione. Se vuoi capire cosa è successo in Italia devi vedere uno spettacolo di Dario Fo, per capire qualcosa sulle stragi, i processi devi vedere Paolino e Celestini, per sapere cosa c'è scritto sulla Costituzione devi vedere Paolo Rossi, per capire qualcosa di economia devi sentire Beppe Grillo, per capire qualcosa sulle problematiche della guerra e della pace devi sentire Lella Costa, e se vuoi vedere qualcuno che ti dica che forse se c'è uno che si presenta alle elezioni, che non si sa come abbia fatto i soldi e che in casa sua ha ospitato per un sacco di tempo uno stalliere che era un boss della mafia, forse prima della competizione elettorale, qualche domanda bisogna fargliela, e non è possibile che la domanda sia scusi come mai signore e la risposta sia sei licenziato, devi sentire Daniele Luttazzi. Pertanto dicevo tocca ai comici dire le cose serie, d'altra parte quando c'è un presidente del consiglio che racconta barzellette è pure normale che ci sia una serie di reazioni a catena per cui si va a finire così. Pertanto beviamo anche noi l'amaro calice, come si dice, tra l'altro il 21 ricorre l'anniversario, il decennale della discesa in campo di Silvio Berlusconi. La sua prima dichiarazione politica, ve lo ricordate, venne fatta da un centro commerciale, perciò voglio dire, sono tempi veramente molto confusi, gli attori governano, i giornalisti fanno varietà, i giudici scendono in piazza, l'unica grande superpotenza del mondo, gli Stati Uniti, è governata dall'uomo col quoziente di intelligenza più basso del mondo, i bambini con i capelli bianchi consigliano i genitori completamente fuori di testa, il Parlamento abroga tutte le leggi, i medici riempiono di silicone persone malate di mente, e a noi buffoni tocca tenere la testa sulle spalle. Ma forse d'altra parte è sempre stato così. Chi volò? In quanto presidente di garanzia, te può intervenire per dire che un conto è la libertà di satira, che va benissimo, un conto è andare al di là di certi baletti. I baletti ci devono sempre essere, dei paletti che evidentemente si vedono attraverso la sensibilità che ti fa vedere che oltre questo paletto c'è il cattivo gusto, oltre questo altro paletto c'è l'anarchia, oltre questo altro paletto c'è l'ammiccamento, c'è la faziosità. Sono dei paletti che una persona con un poco di sensibilità può vedere, non è una questione di regime. Se stai all'interno di certi paletti puoi dire quello che vuoi, se poi esci fuori dai paletti evidentemente c'è il filo spinato, ma questa è una cosa normale che ci sta dappertutto, anche a Pechino io ci sono stata, mi ricordo c'era tantissimo filo spinato. Eppure curioso è il caso di Lucia Annunziata, povera donna, dove si è mai visto, in quale azienda un presidente non conta nulla? Lei un voto contro quattro, qualsiasi decisione prenda, non vale niente, per forza poi è costretta a fare queste dichiarazioni ballerine incomprensibili come adesso quando c'è stata questa gaffe orribile per cui al minuto di silenzio della partita in onore dei caduti hanno mandato Proietti che faceva la pubblicità del caffè e lei che ha detto è stato un vigolo errore, tal drabar della RAI è sempre di qualità perché Proietti è lo stesso che va il maleggiallo Rogga è sempre la più alta qualità. Ma andiamo. Lo sapevate tra l'altro che l'Italia è al 53esimo posto nella classifica mondiale sulla libertà di informazione, 53esimo su 166 paesi. Non è una bella posizione, non è una bella posizione. L'avete mai sentito dire questo in televisione? Ne hanno parlato al telegiornale? Non mi pare proprio. Mi direte voi, se ne avessero parlato non saremmo al 53esimo posto. E sono d'accordo con voi. Ah no, scusate. Dalla regia mi dicono che se ne è parlato in televisione all'interno di un quiz. Di recente è stato fatto un sondaggio sulla libertà di informazione in Italia. La domanda che le facciamo è questa. Che posto ci spetta nella classifica mondiale? Io adesso le do le eventuali risposte, stia bene attento. Allora, A al quinto posto dopo i Paesi Bassi, B al primo posto, C al 53esimo dopo il Ghana, il Madagascar e la Bolivia, D al 38esimo posto dopo Albania, Ungheria e Nicaragua. Lei si tranquillizzi, con calma, ha tutto il tempo che vuole, non sia precipitoso. Con calma. Sì. È una risposta abbastanza semplice. Allora, escluderei il Madagascar. Ci sono stato quest'estate in vacanza e là i giornali non ci sono proprio. È sicuro che in Madagascar non ci siano giornali? Sì.
Sì, sì, ne ho visto uno solo e tra l'altro era di annunci di gente che affittava bungalow. Quindi è proprio sicuro? Sì, sì, questo sì. Lei è stato in Madagascar? Sì. Bel viaggio. Sì, sì, bello. Io non ci sono stato. Ah. Che peccato, che peccato. Vabbè, ma ci andrò, Non hai detto l'ultima parola. Ma io faccio così per tranquillizzarmi. Ah, scusi, non capivo. Per metterlo a suo agio. Grazie. Risponda con calma, si tranquillizzi. Non è facile. Cioè. Il primo posto per la libertà di informazione mi sembra eccessivo. Voglio dire, dopo i fatti che ci sono stati, è un po'... Capisco a quali fatti lei si riferisce, certo. Infatti. A quali fatti lei esattamente si riferisce? Ai fatti tutti sanno. Anche le risposte CED però sono eccessive. Mm. Voglio dire, 38esimo, 53esimo posto è difficile, che insomma stiamo... È un po' difficile, certo. Potrebbe essere saprei, un po' difficile. Non saprei. Che cosa vogliamo fare? Mm? Vuole un aiuto? Sì, chiedo aiuto al computer. Bravo, cerchiamo. Aiuto al computer, dunque, ci affidiamo al computer che forse ne sa più di noi, dunque, allora. Il computer ci elimina la risposta D e quella A. Quindi la scelta rimane fra il 53esimo posto e il primo posto. Accidenti. Che in genere la libertà di espressione è legata alla ricchezza di un paese. Ricchezza materiale o spirituale? Materiale? Ma sto scherzando! Lei mi è molto simpatico, è veramente molto simpatico. Grazie. Ora però stia attento, si tranquillizzi, si rilassi e stia attento a scegliere ora senza pregiudizi. Mi raccomando. È che per amor di patria vorrei dire risposta B, certo. L'Italia al primo posto. Amor però... di patria è un sentimento nobile, molto nobile. Però io la sto aiutando un po' troppo però adesso e basta. Scelgo B, non può essere che veniamo dopo il Madagascar, cioè voglio dire, per quanto sia siamo in Europa, quindi... Attenzione, questa è la sua ultima parola? Sì. Ne è certo? Sì, io... accendiamola. È la sua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Che peccato, veramente che peccato. La risposta corretta è C, 53esimo posto. Lei c'ha la testa dura, cioè io ho fatto di tutto per aiutarla, ma lei... Mi sembrava assurdo che... L'amore di patria l'ha accecata. Possibile al 53esimo? Peccato, ma io c'avevo anche l'assegno già compilato. Ah. 750.000 euro. Dopo il Madagascar, non pensavo che... Peccato! Veramente che peccato! Era assurda però la risposta. Mi dispiace, arrivederci. Grazie. A domani per la prossima puntata di Chi vuole essere informato.